Avere desiderio di un caffè quando tutti i bar di passaggio sono chiusi e poi trovarne uno aperto alle 4 del mattino, incontrare una persona che ti stringe la mano e scambiare due chiacchiere. E poi, da questo episodio, venire a sapere di essere accusato di associazione mafiosa. Questo mi è successo e per questo sto attendendo un giudizio da parte della magistratura. Si difende Raffaele Lombardo e lo fa a testa alta parlando con i giornalisti a Catania prima di incontrare iscritti e simpatizzanti del Movimento per le Autonomie nei saloni dello Sheraton Hotel. E se non si è dimesso oggi, ma lo farà, parola sua, un minuto prima di conoscere la sentenza, è perché vuol dare filo da torcere a chi sta bramando le elezioni anticipate. Oggi è il momento delle elezioni amministrative, dice, mentre per giugno abbiamo programmato un'assemblea per prendere le decisioni sulla gestione del partito e lì si potrà scegliere anche un eventuale nuovo segretario dell'MPA. Per quanto riguarda le elezioni regionali, Lombardo annuncia: non mi ricandiderò, è il momento di passare la mano ad altri. Io per la verità ho cercato con Landernino un uomo di cultura, uno scrittore, perché no, anche un uomo dello spettacolo. Devo dirvi con franchezza che ci sono un poco di persone veramente valide che hanno aderito al nostro movimento. Potrebbe orientarsi verso di loro una nostra scelta. Una volta si parlava di aprile, ma non aveva vocazione, come dire, a far politica. Certo è un momento difficile per Raffaele Lombardo, che comunque, come è abituato a fare, va avanti, seppure le sue parole sono dense di amarezza e nonostante tutto ammette di stare bene. Sta bene, certo non c'è dubbio che è molto preso dalla strumentalità, dalla fondatezza sul nulla di questa vicenda giudiziaria che lo investe. Non c'è dubbio, come ha detto ieri costui, come ho detto ieri io, che la Presidenza della Regione non verrà investita da un verdetto di colpevolezza o innocenza, di rinvio a giudizio o di archiviazione. E questo, che ne dica qualcuno che francamente specula anche sulla fantasia, questo a salvaguardia dell'istituzione regionale che ho l'onore appunto di guidare. Ad aiutarlo anche in questi momenti, soprattutto chi crede in lui, e i saloni affollati dello Sheraton Hotel sono la testimonianza di quello che dice. Diciamo che c'è grande consapevolezza del momento, delle responsabilità, ma anche, bene o male, vedete, delle speranze e della passione di tantissima gente che voi vedete fuori da qua dentro, che, come dire, crede in questo progetto politico e, se permettete, un poco anche in me. Io mi sono sforzato di fare il mio dovere al di là di ogni sacrificio e certamente al di là di ogni interesse personale, ma anche politico. Che se ne dica, poi lo dimostreremo per filo e per segno, per virgola e per punti, con tutta l'abnegazione, la competenza, l'esperienza che ho potuto accumulare in questi anni. Quando faremo il bilancio di queste cose, ma ancora è presto, è abbastanza presto, vi renderete conto che certo il cammino è ancora lungo. Abbiamo tanti anni, dire, in cui si sono consolidati interessi che è difficile smontare, però secondo me abbiamo imboccato l'unica strada giusta, che poi è quella dell'autonomia, dell'utilizzo delle nostre risorse, del superamento di questa condizione di sfruttamento e di saccheggio della nostra terra, compresi gli interessi degli ascari, che sono quelli più difficili da rimuovere.